Ciao a tutti e benvenuti a Cucinare con Francesca. La video ricetta di oggi sarà la zuppa di cicerchie. Per prima cosa dobbiamo mettere a bagno le cicerchie. Praticamente ieri sera io ho preso 300 g di cicerchie, le ho coperte di acqua con 1 litro di acqua, ho messo un cucchiaio di sale grosso e un cucchiaio di bicarbonato e le ho lasciate in a bagno in modo che loro si idratano e riprendano il suo colore. Adesso, trascorse le 12 ore, mettiamo via l'acqua che abbiamo messo ieri, spogliamo le cicerchie, le laviamo, troppo corrente, è vero. Dopodiché le metteremo, per prima cosa dobbiamo lessarle, le metteremo in una pentola a lessare con un cucchiaino di sale. Occorre 1 litro di acqua. Prima di iniziare la nostra zuppa aspetteremo che le nostre cicerche siano cotte. Le nostre cicerche sono state lessate. Adesso ne ho prese una parte, circa un etto, e ho lasciate intere. L'altra parte, i 2 etti rimanenti, l'ho praticamente passata io con il frullatore a immersione con la propria acqua, è venuta fuori una cremina. Dopodiché occorrono 2 spicchi d'aglio, un pochino di salvia, io l'ho secca, comunque anche fresca, anche meglio, non la vedo io, 2 cucchiai di concentrato di pomodoro e un pizzico di sale. Occorrono anche 2 cucchiai di olio d'oliva. Innanzitutto mettiamo l'olio in una casseruola a scaldare. Dopodiché aggiungiamo i 2 spicchi di aglio e la nostra salvia. Aspettiamo 2 minuti che sfrigolano un pochino. Dopo 2 minuti aggiungere il nostro concentrato di pomodoro. Scolare un pochettino. Aspettiamo un altro minuto. Aggiungiamo le nostre cicerche intere e anche quelle passate. Ce n'è bisogno, aggiustiamo il sale. Aggiungiamo anche circa 200 g di acqua. Questo dovrà bollire per almeno mezz'ora. Sono trascorsi 20-25 minuti e vedete la nostra zuppa si è ristretta. Adesso dobbiamo aggiungerci la pasta. Io lo voglio fare con le tagliatelle. Ieri ho preparato le tagliatelle all'uovo, adesso sono secche e le stringerò.
peperino. Da noi in Toscana uso fare la zuppa di cerchi con i tagliolini spezzettati. È un pochino rustica. Comunque potete mettere qualsiasi tipo di pasta, quello che volete voi, pasta da minestra. Noi qui in Toscana si fa così. Se volete la ricetta di queste tagliatelle la troverete in questo link. Mettete la pasta e lasciate cuocere per qualche minuto. A dopo. Ecco qua. Dopo 2 minuti la nostra zuppa è pronta. Adesso non resta altro che impiattarla. Ed ecco qua che la nostra zuppa di cicerchi è pronta. È davvero buona, provatela. Se vi è piaciuta questa ricetta lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. A presto!